Nella terza giornata di ritorno del campionato di prima divisione Girone A, il Ravenna ferma la capolista, reduce da 8 vittorie consecutive, con il risultato di 2-1. Per i giallorossi assegno Rosso al 30° del primo tempo e Cazzola al 20° del secondo tempo. Per il Gubbio segna Gomez al 23° del secondo tempo. Ora il Ravenna sale a quota 26 punti, superando Lumezzane e Sudtirol, portandosi così a più 4 dalla zona play-out e a meno 4 dalla zona play-off. Prima della gara il presidente Fabbri, Monica Mero ed i rappresentanti dei tifosi hanno posto sotto la curva ravennate un mosaico per ricordare Vittorio Mero, scomparso 9 anni fa. Inoltre viene consegnata una targa a Rossetti per celebrare le 100 presenze con la maglia giallorossa. Un primo tempo straordinario. È una squadra che continua a stupire, questi complimenti vanno girati soltanto a loro perché riescono a mettere in atto e in pratica quello che noi, per quello per cui noi lavoriamo durante la settimana. È una vittoria dettata dall'organizzazione, dall'entusiasmo, dalla voglia di dimostrare. Abbiamo sofferto una ripresa, come giusto che sia, di una squadra forte, anche se in contropiede avremmo potuto forse raddoppiare o triplicare prima. Penso che il risultato finale non faccia una piega. Ed è merito esclusivamente di questi ragazzi che, ripeto, sono 3 mesi che siamo assieme e stanno facendo le cose bellissime. Penso che l'autorità e il bel gioco, anche perché non è soltanto il frutto del risultato finale, io penso che abbia espresso anche, e non solo oggi, un buon calcio la mia squadra.